Che sentivo un giornalista, le incriminazioni sono evidenti, cioè lui ha dei capi di imputazione, cioè la sommossa alla Casa Bianca, cioè voglio dire, se te la vogliono raccontare ti ingabbiano, capito? Però è tutto tardivo, perché alla fine non riusciranno a fermarlo, la valanga Trump arriverà fino alla Casa Bianca, cioè lui entrerà alla Casa Bianca da condannato, gli ne faranno di ogni, capito? E sicuramente ci saranno è una storia senza precedenti, non ha precedenti nella storia americana, una roba del genere. Ma lui è un personaggio iconico, ok? Tant'è vero che ha rischiato di vincere anche stavolta, cioè ha rischiato di vincere, che lo davano tutti per sconfitto, ha battuto Hillary Clinton, che i sondaggi la davano a tutti i media contro. Però ripeto, un personaggio iconico Trump, cioè va oltre il semplice personaggio che può essere il presidente degli Stati Uniti, no? Che comunque sia è un personaggio iconico di per sé, no? Comunque gode di fama mondiale, purtroppo. Però Trump è sicuramente un sincero pacifista, cioè la prima cosa che fa, l'hanno detto il Partito Repubblicano, è quello di andare da Putin e fare la pace. Cioè Trump fa la pace domattina. Ok, non ha nessuna intenzione bellicosa di espansione della NATO e di stringere Putin in una matassa mortale, perché questo è quello che è successo, no? Quando uno ti viene a casa tua e ti stringe dentro la ganascia, tu cosa fai? Come minimo dici scusa, aspetta, se posso reagire reagisco, legittima difesa. Trump ha sempre avuto un rapporto ottimo con Putin, con la Russia, sa benissimo le risorse della Russia che può dare al mondo, e poi devi anche... L'unico tentativo che puoi fare con questi colossi, così con la Cina, che tra l'altro ha venduto la nave traghetto, una delle più grandi del mondo, all'Italia. Non finché la Cina, capito? Quindi facciamo tanto la morale e poi compriamo i prodotti cinesi. Quindi l'unica possibilità è questa, riportare la Russia in un equilibrio strategico e anche negli interessi del mondo.